Parliamo un po' di quello che mi è successo. Io non so se vi è successo a voi le stesse cose arrivando qui oggi a Savignone. Arrivo a Savignone, esco dall'autostrada, mi ferma subito un extracomunitario, mi ha fatto segno di avvicinarmi, mi guarda e mi dice: tu quando nascere rosa, quando timido rosso, quando arrabbiato nero, quando malato giallo. Io quando nascere nero, quando timido nero, quando arrabbiato nero, quando malato nero. Cosa cavolo chiamare me uomo di colore, mi ha detto. Ha ragione, poi vengo su, vedo un albanese, lo guardo e gli dico: senti, dimmi un po' una cosa, ma come mai dall'Albania volete venire tutti in Italia? Lui mi guarda e mi dice: sai, con tutti i casini che ci avete voi qua, ci sentiamo un po' come a casa nostra. Vado in discoteca, vedo una ragazza, e cosa fai? Ti ci avvicini. Mi avvicino, ho iniziato un po' a scherzarci, lei mi prendeva in giro perché io sono basso. Allora io, come tutti quelli piccolini, cosa gli ho detto? Ehi, ma nelle botti piccole ci sta il vino buono. Lei mi ha guardato e mi ha detto: sì, ma non nei tappi. Ma ai bambini bisogna volergli bene, non come mia sorella, che gli dice sempre a suo figlio: Martino, gioca poco con tua sorella che c'ho da fare, Martino, gioca poco con tua sorella che c'ho da fare, Martino, gioca poco con tua sorella, e non si ricorda che è figlio unico. Ma anche la sua maestra non gli vuole bene. Ultimo giorno di scuola gli ha dato una punizione cattivissima, l'ha messo dietro la lavagna. Sì, lo so, nella vostra scuola è una cosa normale, ma nella scuola di mio nipote la lavagna è attaccata al muro. Io corro per necessità. Io, signor, ho una macchina talmente lenta, ma talmente lenta, ma talmente lenta, che in autostrada, quando mi fermano con l'auto velox, non mi fanno la fotografia. No, mi fanno direttamente un dipinto a mano.